Ciao a tutti, ancora una buona domenica. Un saluto a Franca Salerno e a Dino Cecconi. Noi ricominciamo subito con il nostro A Sua Immagine giornale. Stamattina Claudio Daminato, direttore della Caritas diocesana di Terni. Buongiorno. E poi Don Mosè Zerai, direttore dell'agenzia Beisha. Il tema di questa mattina è l'Italia che accoglie i profughi che arrivano dalla guerra. Poi voglio salutare a Milano Elio Guerriero. Buona domenica. Buono, grazie. Elio Guerriero è stato, è curatore di tantissimi libri più famosi che avete a casa di un certo tipo di tematica. Li ha sicuramente curati lui, tanti quelli che ha curato di Joseph Ratzinger, Papa Benedetto XVI, consulente editoriale per la San Paolo editrice, poi è autore di una imperdibile rubrica Pagina 2 su Avvenire ogni giorno dedicata al Santo del Giorno. Noi siamo lettori, siamo lettori. Grazie. A dopo per il commento all'Angelus. Ricominciamo invece con l'Italia che accoglie. Andrea Schneider nel campo di Crotone. Guardate cosa ci racconta. Abbiamo. Voi? Avete. 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 Loro? Rumi, no. Hanno. Hanno. 2 mesi. Poco poco italiano, tutti i giorni. In class attend io. No, in English, all in English. Presente, io dico, sì. Tu dici, sì. Lui dice. Italiano poco poco, in tutti italiano buono. Frasi, ho bisogno di da mangiare, quanto costa un affitto, cosa significa e quale possibilità si ha nel cercare un lavoro, norme di educazione civica, un po' anche della nostra Costituzione, piccole norme dal punto di vista legale e soprattutto la capacità anche di ripetere queste frasi, che ripeto, che sono frasi di necessità, di concretezza. Questo laboratorio, qui le donne si riuniscono, si fanno diverse attività, come quella per la conoscenza della lingua italiana naturalmente, il laboratorio d'arte. Sono donne che hanno sofferto molto e quindi qui in questo posto si sentono più accolte, protette in un certo senso. Per la cultura che hanno, loro non possono frequentare la scuola, le attività insieme ai maschi. Poter farli lavorare, esprimersi, per poter farli imparare anche l'italiano, che è la cosa più importante che serve, essendo sul territorio italiano. Ecco quello che trovano nei campi in Italia, strumenti per imparare, in questo caso abbiamo visto la lingua, ma non solo. Claudio Daminato, abbiamo ricevuto molti messaggi, come sempre, dai telespettatori, no? Insomma, c'è chi si complimenta, però abbiamo colto in alcuni messaggi un po' di preoccupazione e io vorrei parlarne. Elisa scrive e dice: ormai gli italiani sono stufi di questa accoglienza. Poi gli italiani, chi lo dice? Elisa è stufa, poi gli italiani sono tanti, quindi ognuno ha... E Roberto, che invece fa i complimenti, tutto questo, però dice: il mio egoismo mi fa anche però avere paura del diverso. Allora, vogliamo dire qualcosa a questa Italia che ha paura e che dice basta con questa accoglienza? Poi l'alternativa, questi arrivano, quindi insomma, comunque, la risposta. Sì, credo che sia un'immagine, almeno sul territorio, nel quotidiano, questo tipo di preoccupazione, di paura esiste, anche se poi più volte ho vissuto l'esperienza che una volta rotto questo guscio esce la generosità, esce la normalità delle relazioni, dei rapporti. Io credo che, lo diceva benissimo il Papa a Venezia, è necessario impegnarsi nel far crescere una cultura dell'accoglienza e soprattutto, mi faccia dire, dobbiamo riscoprire e capire che siamo cittadini del mondo. Come cristiani
No, è inutile commentarlo, ma anche come cittadini, io vengo dal mondo dello scautismo, sono stato in Agesci ed è uno dei motti fondamentali. Allora, credo che questo sia il punto di vista importante che vada fatto crescere questo sia all'interno delle comunità parrocchiali, ma anche fuori. Perché è la prospettiva di questo millennio? Lei prima diceva, abbiamo visto che questo muro dell'indifferenza si può rompere. Ci fa un esempio di come è avvenuto, se è avvenuto nella sua esperienza? Allora, senza fare nomi e cognomi, no, diciamo. No, però, certamente. Lei prima mi raccontava, no? Allora, le racconto un aneddoto di qualche giorno fa. Ecco, appunto, sì. La signora che vende i tabacchi in un certo luogo dove sono arrivati i ragazzi tunisini, che prima era preoccupata, durante poi è stata molto contenta perché fumano molto e quindi hanno frequentato. Avevo capito all'inizio un motivo più nobile, invece no, è no, soltanto... le sto raccontando, no, diciamo, no, una battuta. Però mi ha fatto degli esempi prima molto concreti e di natura anche interessante, per esempio il discorso della morte, no? Del partecipare al funerale, allora, di una persona durante che conoscono. La Settimana Santa i ragazzi tunisini sono di religione musulmana, hanno incontrato l'imam, sono andati, chi ha voluto, a pregare nelle loro... Però durante la Settimana Santa a Foligno, per esempio, c'è stata un'esperienza molto bella. Siccome preparavano le diverse attività e per il venerdì e per la veglia, e loro hanno partecipato alla realizzazione anche fisica. Sul mio territorio hanno vissuto la settimana della Domenica delle Palme, stando all'ingresso della chiesa, ovviamente, ma si sono resi disponibili. Oppure un episodio adesso, che c'è stato purtroppo un incidente, è morta una donna, il figlio di questo faceva servizio, operava, e al funerale hanno partecipato. E lei mi diceva, restando sulla soglia, perché sono musulmani, però sono venuti, venire e stare lì per dire a questo ragazzo ti siamo vicini. Ecco, per persone che sono appena arrivate in Italia, che hanno appena conosciuto questo ragazzo, penso che sia un dato significativo. E lei lo dice come dimostrazione che i muri reciproci cadono quando facciamo esperienza vera di relazione vera. Ecco, quando facciamo esperienza vera, che ci troviamo a mangiare insieme, che litighiamo anche, mi faccia dire, quell'esperienza vera consente. Allora, ci fermiamo qui, andiamo a San Pietro, si sta affacciando il Santo Padre per l'Angelus, ascoltiamolo. Tra qualche minuto... io vorrei che tutti sentissimo, Francesca, è arrivato tra i tanti messaggi un messaggio di una ragazza che, insomma, arrivando da fuori è stata accolta, no? Sì, è così, si chiama Natalia ed è bello leggerlo e condividerlo perché fa i complimenti al popolo italiano, lo definisce un popolo meraviglioso perché ha saputo accogliere così tante persone e ha saputo essere così generoso nel venire incontro alle loro più grandi necessità. Vorrei soltanto leggervi questo passaggio. Ogni giorno da ormai tanto tempo mi convinco del meraviglioso popolo italiano, auguro ogni bene agli italiani, che tutto il bene torni sui suoi figli e sulle generazioni a venire, perché venendo dall'est, essendo una ragazza straniera, ho potuto constatare come di fatto la generosità sia parte del nostro patrimonio culturale, umano e sociale. Ecco. Bene, grazie, salutiamo questa ragazza, salutiamo tutti gli altri. Prima di chiudere, Don Mosè, io devo chiederle un aggiornamento perché non ne stiamo parlando da molto tempo. Quei profughi finiti in carcere, diciamo così, in questo campo di concentramento, prigionieri, in questo campo di concentramento in Egitto, nel Sinai, che cosa, dove sono ancora lì, sono usciti, sono salvi? Ci dica tutto. Ma invece da 7 mesi...